un'emozione enorme, è veramente un risultato importante. Avevo il sentore che la vittoria, insomma, c'era, però non con questi margini, sinceramente. E quindi devo ringraziare innanzitutto tutti quanti quelli che mi hanno sostenuto, 90 anni, 90 anni, veramente di cuore, ma il mio gruppo che è stato fantastico perché abbiamo condotto una campagna elettorale all'insegna della trasparenza, della correttezza e senza prestare il fianco a nessun tipo di polemica, e questo credo che sia stato riconosciuto. Un dato che mi deve fare un po' preoccupare comunque, tutti quanti quelli che hanno partecipato a questa competizione elettorale, è il calo dei votanti, che insomma è comunque sempre un segnale non positivo. Per il resto devo comunque ringraziare anche chi ha partecipato a questa competizione elettorale in quanto candidati nella lista avversaria, perché metterci la faccia per il proprio comune come candidati è sempre una cosa importante, è un segno di disponibilità e di senso civico nei confronti del paese, quindi anche a loro va comunque il mio ringraziamento. È stato un segnale importante anche la telefonata ricevuta dal mio avversario Paolo Borotto e dal consigliere di minoranza uscente Alberto Bisson, insomma l'ho apprezzato, è stato un gesto insomma di cortesia e credo anche a livello istituzionale molto importante. Che dire, si ripete un'esperienza di 5 anni, spero questa volta con meno, diciamo, imprevisti, perché abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto delle situazioni particolari nel quinquennio precedente, quindi mi auguro sia un quinquennio adesso di grandi soddisfazioni per tutti.